Epilessia ed attività fisica. Precauzioni e programmazione mirata. Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo di epilessia e attività fisica. Lo facciamo con il nostro ospite Leonardo Malaguti, laureato in scienze motorie e specializzato in kinesiologia clinica. Leonardo, buongiorno. Buongiorno. In presenza di una patologia come l'epilessia, che cosa si può fare dal punto di vista, diciamo, fisico o comunque di allenamento? Beh, diciamo che per fortuna in questi anni il soggetto epilettico non è emarginato. Una volta si escludeva da tutte le attività fisiche e sportive, invece adesso per fortuna attraverso anche gli studi del settore siamo riusciti e sono riusciti a far sì che queste persone affette da questa malattia riescano a fare attività fisica con costanza e soprattutto a integrarsi, perché lo sport, ricordiamoci, è anche relazione. Per quanto riguarda il sistema di approccio, bisogna assolutamente passare da delle valutazioni mediche per capire il grado di gravità della malattia, e a seconda del livello si può, sempre su prescrizione medica, stabilire e programmare un percorso personalizzato, incrementale, per questi atleti. Diciamo così, anche dando delle precauzioni da seguire anche ai nostri ascoltatori, quali potrebbero essere, diciamo, le cose da non sottovalutare o comunque l'approccio da avere a livello precauzionale? Beh, innanzitutto cercare di fare sempre attività fisica o uno sport, sempre che il medico lo consenta, con altre persone. Quindi l'essere da soli non è mai un buon consiglio. La seconda cosa è sicuramente la fase di riscaldamento deve essere fatta, programmata, perché è molto molto importante, come anche la fase di defaticamento. Mentre per quanto riguarda il corpo centrale dell'allenamento, è sempre meglio affidarsi allo scienziato motorio, quindi al soggetto che ha studiato per crearti l'allenamento perfetto. Ti ringrazio, ti saluto, saluto i nostri ascoltatori e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di TG Plus Salute. Ringraziamo nuovamente il nostro ospite per aver parlato con noi di epilessia ed attività fisica. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata di TG Plus Salute.